Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'acquario, ascendente acquario. Andiamo a vedere quali sono le novità che ci sono per i prossimi giorni, 10-15 giorni, mettiamola così, quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Le novità che ci sono per te nei prossimi 10-15 giorni. Vediamo se è amore, lavoro, vediamo se è ambedue. Vediamo un po'. Allora, ci mettiamo di tutte queste carte. Per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario, quali sono le novità che ci sono per nei prossimi giorni? Novità che ci sono nei prossimi giorni per l'acquario. Vediamo un po' che pianeta è. Marte! Qua c'è qualcosa che ha a che fare con il potere di manifestare. Qua le novità che ci sono riguardano anche la passione dirompente che si profila all'orizzonte, anche travolti da una passione dirompente mi arriva, quindi ha a che fare con l'amore sì certamente, con Marte che è proprio la voglia di conquista da parte di qualcuno nei tuoi confronti, ma è anche Marte il fatto di focalizzarti su un obiettivo importante dove la vincerai, dove tu vincerai su un obiettivo importante che ti sei prefissa nei prossimi 10-15 giorni, che la forza, il combattere Marte, no? Raggiungere un obiettivo, quindi ha a che fare con il raggiungimento di un obiettivo grazie al tuo combattere, la tua forza di volontà. Andiamo a vedere un po' questo Marte, ci mettiamo la carta delle fate, cioè avrai a che fare anche con una situazione qui mi arriva come novità in cui tu affronterai delle persone, questa è una persona in particolare, o affronterai una situazione con grande grinta ed entusiasmo e la vincerai perché c'è Marte che ti domina, ok. Andiamo a vedere cosa dicono le fate, quali sono le novità dei prossimi giorni per le mie ragazze dell'acquario. È un farti valere, mi spiego? È anche una persona che ti vuole conquistare probabilmente. Adesso lo andiamo a vedere con i tarocchi verso dove si indirizzano. Le novità per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario nei prossimi 10 giorni. Iniziativa imprenditoriale, ragazzi, a che fare con il lavoro, prima di tutto. Qua dice, credi in una nuova idea imprenditoriale o in un'opportunità di carriera e vai fino in fondo. Ti stai dicendo che un progetto su cui stai puntando o credi molto avrà la meglio grazie alla determinazione che avrai in questi 10-15 giorni. La vincerai su dispute lavorative, la vincerai su, ok? Ti sta dicendo quindi la novità principale è questa. Un'iniziativa imprenditoriale, anche qualcosa che vuoi aprire oppure un progetto su cui stai lavorando, avrai la meglio, sei dominata da Marte, potrai scontrarti, tra virgolette, con le questioni fuori, ma le questioni fuori servono a forgiare la tua arma spirituale, il tuo essere combattiva e perseverante. Quindi avrai la meglio, la vincerai su questioni riguardanti il lavoro prima di tutto. Quindi questa è la tua priorità in questi 10-15 giorni. La tua anima chiede una priorità in tal senso e ti dice avrai a che fare con la tua forza di volontà nel credere in qualcosa che ti appassiona di tuo. Un'idea imprenditoriale che ha grossi risultati a lungo termine, ma già adesso tu vedi i risultati. Ha a che fare con dei tuoi ideali, eh? Sappiamo che l'acquario ha dei grossi ideali e si deve scontrare con il mondo esterno che non ha la visione che ha l'acquario, che è un idealista, un futurista, che vede le cose prima degli altri, ti dice combatti per quell'idea perché avrai la meglio in questi 10-15 giorni, ok? Ok, ci mettiamo la carta dello sciamano, le novità che sono in arrivo per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario. Ti sentirai anche più forte di aver risolto delle dispute, mi arriva forte. Ti sentirai proprio energica, eh? Energico, come non lo sei mai stato forse o nelle ultime settimane. Eh? Andiamo a vedere. Sì, hai una possibilità illimitata, le stelle nel cielo, possibilità illimitata. Ti stanno dicendo che tutto ciò in cui credi tu lo puoi realizzare anche se la tua mente cosciente ti sta dicendo non ce la fai, è troppo grande, no.
In questi 10-15 giorni le novità che stanno arrivando hanno a che fare con un qualcosa di importante in cui credi, un'iniziativa imprenditoriale o il lavoro. Possibilità illimitata, tu puoi tutto, ti stanno dicendo. Grazie all'esperienza che farai in questi 10-15 giorni di qualcosa sul lavoro, le stelle nel cielo ti stanno dicendo di focalizzare un obiettivo. Qua c'è una donna, una sagoma che medita. Focalizzati l'obiettivo, il punto, e pronuncia il verbo. Le mie intuizioni sono legge. Io posso qualsiasi cosa che io comando. E dai come potere del verbo quello che stai comandando. Quindi tutto è possibile, ti stanno dicendo. Anche per un'idea che ti viene, ti sgorga da dentro, combatti per quella cosa, nel senso combatti l'ego e fallo stare zitto. Perché è possibile. Queste sono le novità di questi 15 giorni principalmente. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi. Allora, vediamo un po' quali sono le novità per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario questi 10-15 giorni. Di cosa ci parla tutta questa meraviglia, questa potenza che è in arrivo? Ho in arrivo un progetto imprenditoriale importante, ti dicono di credere in quella cosa. Ok, vediamo un po'. Cos'è che ne arrivo? La temperanza, qua mi parla di portare quiete, pazienza, mentre ti arriva questa opportunità, questa... quello di cui stanno parlando le carte, e mi parla di comunicazione inerente a questa iniziativa, va bene? Porta la pazienza e la calma, c'è qualcosa che si rigenera, comunicazioni che hanno a che fare con una rigenerazione rispetto a quello che abbiamo detto adesso. Ok, andiamo a vedere ancora. Quindi comunicazioni inerenti a questo. Cosa c'è altro? 10 di bastoni e ti dicono di avere la capacità, magari c'è qualcuna di voi o qualcuno di voi che l'ha stancato una situazione a livello lavorativo, ti dicono combatti per quello in cui credi, ma non farlo con sforzo, che sembra un paradosso. Cosa vuol dire? Tu devi chiedere all'universo e devi lasciare all'universo che faccia il suo corso. Allora tu pronuncia il verbo. Un'altra frase che ti suggerisco di scriverti è questa: il potere universale è adesso al comando nella mia vita. Io ora navigo con gioia e fede nei mari sconosciuti. Io getto il peso delle mie preoccupazioni all'universo. Grazie. Va bene? Mi stanno descrivendo che ci possono essere delle situazioni pesanti, qualcosa che ti ha sfinito, ok, rispetto a questa cosa. Getta il peso all'universo col potere del verbo e tutto si risolve. Ok. Un'altra carta, per favore. Ragazze mie, qua ci siete voi, la stella è proprio l'acquario. Allora, in questi 10 giorni, 10-15 giorni, se c'è un progetto lavorativo in cui tu stai mettendo anima, sforzo, passione, qualsiasi cosa riguarda un'iniziativa, qualcosa di nuovo, ti stanno dicendo che Marte ti darà la forza di oltrepassare ogni tipo di stanchezza che tu puoi aver vissuto in questi giorni, portando pace al tuo interno, attivando una guarigione. Perché qua tu stai realizzando un sogno che ha a che fare con un tuo ideale, con un tuo sogno. Quindi la stella dice: in questi giorni vedrai che tutto fluisce grazie a Marte che ti sta dando l'energia. Magari qualcuno era stanca, qualcuno era stanco di affrontare pesi, situazioni anche a livello psicofisico, no? E stanchezza psicofisica, tutto si risolve e riparte come un treno. Va bene? Ok. Qua mi stanno puntando molto sul lavoro, e quindi 10-15 giorni, non che non ci sia l'amore, però la priorità è questa, probabilmente perché l'acquario necessita in questi giorni, al di là se c'è un amore o meno, di avere consapevolezza in se stesso di quello che riesce a fare sul piano della materia dei propri sogni, perché avviene così un appagamento emozionale per manifestare all'esterno anche relazioni integre, va bene? Quello su cui imbatto l'attenzione principalmente è il lavoro. Adesso ci mettiamo ancora sul lavoro,
delle specifiche su questa iniziativa imprenditoriale per l'acquario, per favore. Mi stanno dicendo che tu torni a rilassarti, a stare bene, se hai avuto delle situazioni pesanti. Andiamo a vedere, sul lavoro, questa iniziativa imprenditoriale, questo Marte. Andiamo, novità sul lavoro per l'acquario. Sì, 10 di bastoni di nuovo, vedi? Qua c'è una pesantezza che tu ti togli alle spalle rispetto al lavoro. Ancora. E arriva un bel 10 denari qui, grande fortuna anche, vedi? Ti stanno dicendo che tutto ciò che ti darà stabilità, tu passi in questa settimana 10 giorni a toglierti addosso i pesi, ti hanno stancato rispetto a un progetto o qualcosa. E i 10 denari mi dice che magari tu hai lottato per raggiungere una stabilità. In questa settimana avrai conferma che le tue lotte, ok, i tuoi sforzi non sono stati vani, bensì vengono retribuiti anche. Andiamo a vedere ancora. 10 di coppie, non ci posso credere. 10, 10, 10. Ragazze, vincete qua. 10, 10, 10 come se fosse la ruota e la fortuna gira a tuo favore. Comunicazioni inerenti, un'iniziativa imprenditoriale o comunicazioni sul lavoro che danno credito allo sforzo che hai messo. Quindi casa, benessere, agiatezza, mi dicono che dopo tanti sforzi viene raggiunta una felicità e un appagamento emozionale che ha a che fare con il tuo lavoro o quello su cui ti stai dedicando. Questa è la novità principale di questi 10-15 giorni. E poi un rilassamento che ti permette anche di andare incontro a amori integri e appaganti, va bene? Ok, visto che tu stai riprendendo, sì. Voglio vedere un po' ancora qui come si delinea questi prossimi giorni, le novità che ci sono per l'acquario, vediamo se ci dicono altro. Prima di tutto ci hanno messo il lavoro o un'iniziativa imprenditoriale, vediamo cosa ci dicono altro, quali sono le altre novità per l'acquario. Qua si sblocca anche una situazione pesante sul piano lavorativo e ti permette anche con questo 10 di coppe, la stella, 10 di denari, di stare bene anche con la tua persona di interesse, mi spiego? Perché magari c'è stata troppa pesantezza sul piano su altri fronti, lavorativi, anche familiari, eh? Ok, vediamo quali sono le altre novità che arrivano per l'acquario in questi 10-15 giorni. 8 d'autunno, mi confermano il lavoro. Allora, qua mi dicono che tu sei una grande maestra, un grande maestro a fare qualcosa in particolare con l'otto d'autunno. Grande maestria, dice qui. Mi dicono che i tuoi sforzi saranno assolutamente ricompensati a livello economico, eh? Ancora con le altre novità. 7 d'estate, qui è come se tu ripartissi dopo un momento di confusione perché tu stavi stanca o stanco di qualcosa. Ancora, quali altre novità? 3 d'inverno, qua mi stanno dicendo che tu hai avuto le ultime 2 settimane sono state molto pesanti per te riguardanti il lavoro e adesso ti riprendi al 100%, vedrai anche i frutti a livello di denaro, eh? Questo mi stanno dicendo. Ancora, 5 d'autunno, mi continuano a parlare di denaro e di lavoro. Quindi ragazze e ragazzi, è prioritario questa cosa per voi, evidentemente. Ho preso altri mazzi proprio perché voglio vedere se si indirizzavano anche su altro. Mi stanno dicendo che grazie al fatto che tu compi un goal, vinci nel lavoro per i tuoi sforzi, una situazione che ti ha appesantito, tu recuperi il 5 denari, l'autostima sufficiente ad avere anche rapporti integri con gli altri. Mi stanno parlando molto chiaramente. E vediamo a questo punto un consiglio che ti vogliono dare gli oracoli. Vediamo cosa dice l'oracolo, acquario, prossimi 10-15 giorni. Magari c'erano situazioni che ti avevano stancato di combattimento, di sforzo, ok? Tutto ritorna in equilibrio dandoti benessere e stabilità emozionale. Allora, acquario. Guarda ragazze mie, felice felice, non chiedo altro, questo quel che succede in questi giorni ha a che fare, dominato da Marte, ti dà la forza per recuperarti e risalire.
Risalire da cosa? Da situazioni che ti avevano stancato, può essere denaro, lavoro, famiglia, situazioni altro dall'amore in sé. Queste situazioni che tu ti togli davanti hanno a che fare con un progetto che ti sgorgerà da dentro, ti è già sgorgato, che ti porterà in questi giorni a avere la stabilità emozionale, 10 di coppe, stabilità economica. Questo ti porta a realizzare un sogno. Verrai premiata per la tua maestria o premiato per la tua maestria da una situazione che ti ha visto un po' deficitaria in questo, e qua c'è una felicità che tu raggiungi per un progetto che ti permette di avere le chiavi per stare bene in qualsiasi tipo di rapporto che tu abbia una persona o meno. Quindi la stessa è focalizzata su questo, significa che per l'acquario è molto importante, ascendente acquario, questo in questi giorni, affinché tu recuperi l'autostima funzionale anche a proiettare una relazione integra, va bene? Ok, quindi ragazzi miei e ragazzi, questo è quanto, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica!